Puccini, che è collegato con noi attraverso la mia galleria tecnica. Intanto Francesco Puccini va ringraziato, ovviamente va ringraziato anche Loriano Machiavelli, perché nonostante insomma qualche problema di salute comunque ci ha onorato, ci allieterà questo pomeriggio con la sua presenza, sia pure attraverso uno strumento insomma di medium. Quindi grazie davvero Francesco Puccini per averci regalato la sua presenza nonostante qualche problema di carattere fisico. Grazie davvero e tanti auguri. Grazie. Allora, noi siamo sufficientemente preoccupati proprio perché insomma avendo previsto di gestire. Non mi torna il sufficientemente, ma comunque va bene. Ecco, io mi è toccato tranquillizzarlo, però insomma ho detto che il pubblico del Festival della Cultura di Mantova è un pubblico indulgente, quindi vorrà perdonare soprattutto i miei inciampi, perché mi capita raramente di doverlo dire, ma sono realmente emozionato, quindi vi prego davvero di perdonare tutti gli errori che commetterò nel corso di questa presentazione. Io inizierei con questo vecchio libro, Giallo Mondadori del 1980, prima di arrivare poi alla produzione Puccini Machiavelli. Per un motivo molto semplice, perché allora questa è un'edizione appunto della collana Gialli Mondadori, benemerita collana che ha spianato la strada sia ad un nuovo tipo di lettore, sia ha incrementato anche gli scrittori del cosiddetto genere. Questa è la veste editoriale dell'ultimo libro di Loriano Machiavelli, che trovate in vendita al tavolo qui accanto. Allora, Loriano Machiavelli, una prima questione: cosa è cambiato da questa produzione editoriale a questa veste editoriale? In altri termini, io ricordo che questi Gialli Mondadori, ai quali io sono affezionato da una vita, avevano un circuito quasi clandestino, c'erano piccole edicole, no, vicino alle stazioni ferroviarie, qualcuna la trovavi negli angiporti, ma insomma nelle grandi librerie, nella grande distribuzione della letteratura italiana, queste edizioni non c'erano. Ora le troviamo così. Allora, come si è modificata sia l'editoria sia il lettore dei Gialli dal tuo punto di vista? E analoga domanda rivolgerei anche a Francesco Puccini. È stata una lotta dura, perché dal 1970 io partirei, questo è dell'80, ma io partirei dal 1974, quando presentai, scusate, io voglio prima fare un appello a Francesco Puccini. Mi senti, Francesco? Sì, ti sento. Allora, per favore, non ti ammalare più, perché io sono nei guai con tutto questo. Ti hanno fatto vedere quanta gente c'è qua? No, vedo solo i due. Vabbè, sono tanti, Francesco. Vabbè, riprendiamo. Allora, dicevo, io partirei dal 70. Grazie del tuo supporto. Allora, partirei dal 70 perché i primi romanzi che ho scritto portano la data del 70 e lo presentai alla Garzanti, perché aveva una bella collanina, non storica e bella come questa, ma era una collanina molto interessante, stampavano i grandi autori di tutto il mondo. E la risposta che ricevi, che la signora Paola Dalai era la responsabile di questa collana, anzi era la responsabile della narrativa della Garzanti, e mi scrisse una lettera che conservo ancora, nella quale più o meno si diceva così: cosa le è saltato in mente di mandarci un romanzo ambientato a Bologna, un romanzo giallo ambientato a Bologna, a noi che pubblichiamo i più grandi scrittori del mondo? Si vergogni, fra le righe si leggevano. E poi c'era una postilla che mi ha salvato dal suicidio, perché se un autore riceve una lettera di questo tipo si deve suicidare subito. C'era una postilla che diceva: i nostri lettori hanno rilevato che
fra l'altro, il motivo politico prevarica il motivo giallo vero e proprio, quindi non ne parliamo più. Fra poco le rimanderemo il suo manoscritto, non me l'hanno mai rimandato, ma è lo stesso, non gliela debito. E questa era la considerazione che avevano degli autori italiani, gli editori. La lotta più dura a cui alludevo prima è stata proprio quella con gli editori. Abbiamo cominciato a farla io e altri autori che partecipavano al Mist Fest, alla Noir, si chiamava allora Gran Giallo c'era di Cattolica, dove c'erano tanti autori italiani. Abbiamo cominciato a lottare perché... Chiedo scusa, a tale proposito vorrei ricordare Alberto Tedeschi, senza del quale probabilmente molti autori di gialli e la stessa diffusione del giallo in Italia avrebbe avuto molte più difficoltà. Vorrei ricordarlo. Io sono uno di quelli che lo deve ringraziare. Perché mandai anche a Tedeschi il mio manoscritto, il quale disse non lo leggo neppure, lo mandi a Cattolico dove c'è questo festival per l'Enide italiano, non lo facciamo corta. Da allora abbiamo cominciato noi autori una vera e propria battaglia per far passare questa nostra letteratura che riteniamo, e oggi è dimostrato, che non abbia nulla da invidiare alla letteratura semplicemente quella che noi consideriamo letteratura. Quindi è naturalmente come tutti i romanzi, ci saranno libri belli e libri brutti. I nostri sono di solito belli. Quindi addirittura c'è qualcuno che mi ha detto che l'ha letto questo. Guardate com'è bello. Che mi ha detto che questo è il più bello di tutti quelli che abbiamo scritto con Francesco Guccini. Io Francesco Guccini, non lo so, giudicate voi. Giudicherete voi. Ecco, è che è passato questo, una lotta di autori che è culminata nel 1990 con il gruppo 13 di Bologna, del quale facevano parte quelli che oggi sono gli scrittori di giallo, di romanzo noir, che vanno per la maggiore. Marcello Foix, Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Mariano Machiavelli, la Montanari, Danila Comasti Montanari, insomma erano 10-12 autori che hanno fatto tutti, Pino Cacucci, ricordo anche Pino Cacucci, grande, bravissimo. Ecco, questo è culminato e da quel momento il giallo italiano è decollato, non come mi ha detto questa signora, poi la pianto subito. Per carità. Abbiamo tempo, tutto quello che vogliamo. Come disse a un convegno una docente di letteratura contemporanea della Sapienza, mi pare, esordì dicendo che il noir italiano è nato con Umberto Eco. Io che ero in platea intervenni immediatamente interrompendo e facendola tacere dicendo che si sbagliava di grosso. Poi spiegai la motivazione. E vabbè, Umberto Eco è venuto giustamente molto dopo, che noi abbiamo sdoganato attraverso l'aiuto indispensabile di alcuni uomini di cultura letterati, fra i quali voglio nominare Giuseppe Petronio, un grande sui libri dei quali molti di noi hanno studiato letteratura, voglio ricordare Oreste Del Buono, voglio ricordare Raffaele Crovi, voglio ricordare Guagnini, Elvio Guagnini, Loris Rambelli, persone che hanno creduto, studiosi che hanno creduto in questo genere e lo hanno sostenuto sui giornali. E grazie a questo noi siamo oggi a questa stampa, a questi volumi, relegati in collana dove dice narratori italiani, se non sbaglio, vero? Sì. Ecco, quindi ci è voluto molto. Bene, una preghiera, Caraccio, le domande che lei fa prevedano soltanto un sì o un no, così io non mi dilungo molto, ce la caviamo tutti benissimo. No, io già ci sono passato l'altro pomeriggio con Manzini e Giallini, sui sì e no, credo di aver già dato da questo punto di vista. Allora, Francesco Guccini, condivide l'analisi appena fatta? Intanto ho già risposto sì e mi va bene. No? Certo, sarà difficile anche oggi pomeriggio. Prego. Dico però che è triste la fine di Loriano, perché è passato da una città come Bologna, città rifiutata dal suo primo romanzo, per finire sull'Appennino, in un piccolo paese dell'Appennino, quindi
c'è stato, diciamo, si è ristretto di molto il panorama di giallo storiano, complice anche naturalmente il sottoscritto. È ovvio che sul giallo c'è sempre stato un fraintendimento, cioè viene considerato letteratura di genere e quindi tenuto un po' in disparte, ma letteratura di genere può anche dare degli ottimi esempi, insomma, un po' come la canzone. Ci sono vari tipi di canzone, c'è la canzone più popolare, però c'è una canzone più seria che racconta più cose e ha un senso più completo di quello che vuol dire. Questo è tutto. Come te lo chiami? Va bene, te la chiami presto te. Ma sono per te. Allora, è già venuta fuori questa questione dell'Appennino ed è un'altra, insomma, delle curiosità che da lettore mi pongo e spero sia in parte condivisa. Ma cos'ha di così affascinante e di magico a questo Appennino dal momento in cui Francesco Guccini e Loriano Macchiarelli gran parte, se non tutta, della loro produzione la collocano sull'Appennino? Peraltro nell'ultimo libro, Tempo da Elfi, aumentando addirittura questo aspetto un po' magico, perché le vicende, quando comprerete prima e leggerete dopo il libro, ci sono delle vicende che hanno anche un po' di esoterismo all'interno, sia pure molto sfumato. Allora, qual è il fascino per gente di pianura? Qual è il fascino dell'Appennino? Vai avanti tu che mi scappa da ridere. Ma l'Appennino, per chi ci è cresciuto, per chi l'ha vissuto da tempo, ha un grande fascino. Purtroppo adesso siamo in una zona di, come posso dire, la gente una volta lo frequentava molto di più l'Appennino. A parte il fatto che l'Appennino, la gente dell'Appennino, si spopola l'Appennino, non c'è più il comune nel quale io abito, nel 1911 era più di 7.000 abitanti. Adesso sono 1.400 scarso, quindi vuol dire un grande spopolamento, la gente è andata via, prima all'estero, Francia, Corsica, Germania, e poi anche nelle città più vicine, o Bologna, o Pistoia, o Firenze, insomma. Si sta spopolando perché ci sono risorse, non c'è qualche fabbrica c'è più vicino, ma molte stanno chiudendo, stanno finendo il loro percorso, insomma. Però è bello perché è pieno di verde, pieno di boschi. Allora, in questo comune di 1.400 abitanti, più del 90% è a bosco del territorio, più del 90% è a bosco. Se si vuole, non ci sono ancora tantissimi. Forse perché nessuna speculazione sarebbe possibile da questa parte. Ma è bello vivere qua, è bello vivere a contatto proprio con la gente che si abita. Un piccolo paese sono contatti umani molto più sentiti di quelli che si possono avere in città. C'è un fiume, diversi corsi d'acqua, anzi due fiumi, o forse tre, o forse quattro. Quindi una ricchezza anche d'acqua, perché quest'estate scorsa la quantità d'acqua non c'è stata. È molto bello. Quello Viano sostiene che l'Appennino è misterioso e quindi i misteri, l'Appennino può essere teatro di giallo, teatro di qualche omicidio, insomma. E qualche omicidio ci aveva messo dentro, il primo giallo che abbiamo scritto assieme, il volto d'Attilio lo stesso, 15-16, abbiamo abbondato, adesso siamo presi anche dei morti, purtroppo. Quando parlavo con un cantastorie, Piazza Marina, Bologna, e gli chiedevo, ma scusi Piazza, quando fate tutti i voli volanti, sono tutti i morti che parlate, e mi dice, no, purtroppo caro Guccini, quei omicidi, che quei morti non ci sono sempre, e anche i nostri giallo, qualche volta dobbiamo visitarci adesso, per dare una ragione al giallo. Ma l'Appennino è bello, perché, ecco, poi, Loriano, che più che un uomo d'Appennino, è un uomo di città. Torna a capo, eh?
Vai, vai. No, adesso dico qualcosa anch'io su questo fatto. Io ho vissuto una parte della mia infanzia e della mia giovinezza in questo mondo che noi raccontiamo. E ma non dobbiamo accavallarci, perché mi dicono che c'è un affasamento. Io sto parlando, tu forse dicevi ancora quello che hai detto fra un'ora prima, quindi bisogna stare attenti. Allora, no, dicevo che ricordo i racconti che sentivo nella mia infanzia in quelle zone, ed erano tutti racconti di mistero, erano racconti di cose strane, di fenomeni, fantasmi, tutte queste cose qua. Mio padre era uno che andava nelle stalle d'inverno a raccontare, era uno che raccontava storie, e quindi tutto questo io l'ho assimilato dall'infanzia, e mi sembra che si possa continuare a raccontarlo in maniera moderna, perché a mio giudizio la montagna lo consente, il bosco lo consente, i sentieri lo consentono. Poi se qualcuno di voi vuole provare ad inoltrarsi verso il tramonto in un sentiero che si inoltra fra i boschi, c'è una bellissima controcopertina alla fine del romanzo, che c'è un sottobosco bellissimo. Bene, troverà sentirà il fascino del bosco e della montagna. Quindi. Allora, intanto chiarisco che nonostante gli sviluppi della tecnologia, qualcuno di voi ricorderà che l'allunaggio sulla Luna fu dato circa 40 secondi prima del momento in cui realmente la navicella aveva toccato il suolo. Qui siamo più o meno nelle stesse condizioni ancora, quindi abbiamo dei tempi tecnici da sistemare. Ma dicevo, però, se questo Appennino ha un aspetto così bucolico, così rilassante, così bello, e voi poi lo infarcite di morti, di omicidi, di cose terribili, cos'è? È un tentativo di qualche modo di destrutturizzare la retorica del paesaggio all'interno del quale è impossibile che avvengano fatti criminali, perché altrimenti io noto questo elemento di contraddizione. La natura la si contempla e poi, mentre contemplo la natura, mi arriva una coltellata fra le scapole e mette fine alla mia contemplazione. Vado io? Sì. Bravo. Allora, non è detto che perché dove c'è una natura bella, la natura dell'uomo non abbia il sopravvento. Intanto la stiamo distruggendo, già questo è un delitto. Ma poi nei paesi molto spesso covano rancori a lungo, da generazioni che covano e che ogni tanto trovano il loro sfogo, il loro sbocco con degli atti violenti. Non credo che noi raccontiamo un Appennino tranquillo, non lo abbiamo mai raccontato nemmeno con i romanzi del precedente protagonista, che era Benedetto Santovito. Noi raccontiamo un Appennino piuttosto duro, sia dal punto di vista della natura. C'è un brano che fra l'altro ha scritto Francesco, dove racconta questa Appennino e dice: l'Appennino non saranno le montagne rocciose degli Stati Uniti, ma sono montagne che si fanno rispettare, anche le nostre. Quindi ecco, non è così bello come lo ha dipinto lei, e non credo che noi lo raccontiamo così bucolico, perché c'è sempre qua, c'è l'incendio che interviene a distruggere questa natura, c'è l'intervento dell'uomo, ci sono le frane. Abbiamo raccontato in un mio romanzo precedente la pioggia sul serio, abbiamo raccontato i disastri che fa la natura per vendicarsi dei delitti che l'uomo fa contro di lei. E non solo, ma addirittura in una di queste frane è coinvolto l'uomo, troviamo il cadavere di un uomo. Ecco, non è un Appennino, è una natura violenta. Ho finito, Francesco. Ho detto tutto, io non posso dire. Di sì. L'Appennino non è necessariamente bucolico, è stato bucolico. Ma adesso sul fatto che ci sono famiglie che possiamo raccontare di secoli, diciamo, considerati, insomma,
non siamo in quelle faide che vogliono, ci sono quel ventennio, ci sono i tentati in cui le famiglie si sparano nel fucilato dalla mattina alla sera, con odi, atavici, eccetera. Non è la guerra delle due rose, insomma, io almeno non ho mai sentito parlare, se nel tuo pennino hai sentito parlare, è un altro caso, insomma, ma io non sono esagerato. Queste famiglie sono delitti normali come avvengono da tutte le parti, o normali o strani o paralleli, e quindi... È così, è così. Nonostante tutto scriviamo insieme dei bei romanzi. Ieri io qui ieri ho presentato il mio libro, però quando ho fatto le firme sono venute due persone a farmi firmare questo nostro Tempo da Elfi. E aveva, tutti e due avevano messo un segnalibro, erano già a metà, l'avevano comprato 2 ore prima ed erano già arrivati a metà. O è scritto troppo in grosso o gli piaceva molto. Secondo me vale la seconda. E che alcuni giorni vengono già con dei segnalibro proprio per un'occasione di questo genere. Quindi... Ci saranno tutti con me stasera. No, tornando ai paesaggi, quando un comune amico, credo di poterlo definire così, Valerio Varesi, sapete l'autore di Soneri, insomma altro grande scrittore di aria bolognese, anche se lui poi in realtà è di Parma, e quindi comunque rimane nella stessa zona, ha saputo che avrei dovuto incontrare Loriano Machiavelli, mi ha chiesto di fargli una domanda secca e non mi ha svelato il perché io debba fargli questa domanda, quindi la faccio così come è stata detta. Ma Loriano Machiavelli, lei ama il mare? Maledetto aereo, assolutamente no, lo chieda Francesco Guccini, lo chieda Francesco Guccini. Beh, va bene. Allora, io ho visto il mare per la prima volta che avevo 12 anni e non ho fatto una grande impressione. Il primo bagno in mare l'ho fatto a 35 anni e da lì altri bagni non ho fatti tantissimo, perché sono montanari, i montanari sono diffidenti verso quest'acqua che si muove continuamente e come dice Paolo Conte non sta fermo mai. E quindi lo penso un po' come Loriano, anche Loriano penso che abbia lo stesso spignone del mare. Ma non so perché Varesi poi abbia fatto questa domanda. Perché sul mare boh. Poi non mi piace neanche il pesce. Il pesce è immangiabile, ma comunque. No, senti, mi piacerebbe che tu ci raccontassi, non ricordo se la tua nonna la prima volta che vide il mare o una tua zia. Ti ricordi? No. No, assolutamente questo è l'invenzione tua. Ho avuto molte zie, ma non so di aneddoti di zie che non ho visto in mano. La prima volta, vabbè, adesso mi verrà in mente. E poi, cosa? No, non mi ricordo, non ricordo quest'altra. No, ascolta, il mare, ecco, il mare la chiudiamo qui perché abbiamo speso anche troppo tempo per quell'oggetto. Parliamo del nostro romanzo. Il mare sta bene dov'è, io sto bene dove sono. Quando andiamo al mare, Franca va a fare il bagno, sta sulla spiaggia, io sto sotto il pino e scrivo romanzi di montagna. Perché appartiene a me, ma insomma ho una nipote ormai molto grande che quando per la prima volta, piccolina, una nipote fiorentina, quindi con la spocchia simpatica, se volete, insomma con la spocchia del fiorentino, del toscano, beh, la prima volta che l'abbiamo portata al mare ha guardato questa grande estensione e ha detto oh guarda l'Arno Grande, ed è sopravvissuta soltanto perché mia sorella mi ha impedito, insomma diciamo... sul mare abbiamo detto abbastanza. Allora, volevo dire un'altra questione di questo genere che a me piace veramente in modo particolare, perché nei libri, sia nella pioggia fa sul serio, sia in Tempo da Elfi, ma mi è sembrato di capire anche in questo firmato esclusivamente appunto da Loriano Machiavelli, si riprende una nobile tradizione del romanzo giallo proprio della collana
dei gialli Mondadori, cioè mettere all'inizio del romanzo i famosi personaggi, che io trovo una forma anche di rispetto nei confronti del lettore, perché a volte ci si perde un po', bisogna ricostruire un po' di trama, insomma, quindi andarsi a rivedere in dettaglio i personaggi è utile, quindi la trovo una cosa molto corretta. Tra i personaggi, e qui mi piacerebbe che entrambi mi forniste, come dire, chiariste questo aspetto, fra i personaggi sia di La pioggia fa sul serio che Il tempo da Elfi, c'è un certo Adumas, se l'ho pronunciato bene. Ecco, io vorrei che voi ci spiegaste come nasce questo nome, che, diciamo la verità, non è un nome tipicamente da femminile. Come salta fuori Adumas? Vai. Adumas? Sì, si chiamava Adumas, non Adumas. Adumas, perché la pronuncia francese era dimenticata, anzi, ormai esistita. È un Adumas esistito sul serio, in un paese che si chiama Chiapporato ed è nel comune di Camugnano, vicino all'Appennino Bolognese, un paese completamente abbandonato. Adumas io ho conosciuto e incontrato quando camminavo ancora da una delle parti per andare sotto per un monte, che poi è morto, e se uno va a vedere questo piccolo cimitero di questo piccolo paese, troverà la tomba, il cognome non me lo ricordo. Adumas, sempre suo padre amava leggere I Tre Moschettieri e là quel punto per lui era, non esisteva, chiamato Adumas il figlio di un altro. E erano rimasti a vivere la moglie e la figlia, e vivevano in questo paese senza luce, senza acqua corrente, e difatti fuori dalla loro casa c'era qualche gallina. Quando arrivava qualcuno che passava per lì, si nascondevano un po', quasi fessero paura. Un giorno siamo arrivati in 5-6 e una delle due ha detto: «Ehi, ma quanti siete? Ma ne sono già passati 4-5, ma quanti siete?» Poi sono passato una folla, ovviamente sono abituati. E per dire, adesso credo che sia rimasta solo la figlia, morta, che dopo avevano cambiato casa, ma il sindaco di Cugnano, dopo da trovare, ha detto: «Se volete, l'inverno, la neve, perché è alto, questo paese è alto, e potete venire giù a Camugnano, ci sono delle case vuote, quindi ospitiamo lì». Ha detto: «Aspetta, se ci consultiamo», mi sono consultato, ed era moda, per una, poi sono tornato fuori e ho detto: «No, guardi, vi ringraziamo, ma abbiamo bisogno delle nostre comodità». Poi la finita con un paesino abbandonato, Chiapporato. Il nome era molto bello, da usare. Ecco, devo dire che Adumas, che è esistito sul serio, non gli hanno, poi devo mettere, ha il vizio di inventarsi dei nomi inesistenti. Per esempio, abbiamo discusso a lungo con un personaggio di un altro romanzo, un personaggio si chiama Gialdiffa. Che chiama il nome Gialdiffa non esiste in natura, anche se lo chiama, insisto a dire che ha conosciuto le Gialdiffa. E non è in testa alla gola, non esiste in natura, chiama Gialdiffa. Io non ho mai detto questo qui, di cui sta fuori. Allora, si vedeva, ci funzionava benissimo. Poi, nella mia idea, era un sistema pensionato, che fa la caccia, eccetera. Allora io l'ho trasformato in bracconiere, che è vita di bracconaggio, come c'è scritto nell'elenco del bon, l'altro sostentamento, qui non fa mica cosa fai, boscaiolo, fai bracconiere, no, è pensionato. Ogni tanto quindi, sono delle giustizie, farlo via per me. Il tuo no, io capisco la metà di quello che dici, sarò io che sono diventato sordo, ma oppure vabbè, credo di aver capito abbastanza. No, io posso ridere, ma insomma noi scriviamo dei romanzi, quindi dobbiamo anche inventare. E Gialdiffa, ti assicuro, c'è qualche Gialdiffa qui. Io
quanti a mano? Pensavo 300. 300. Ce n'è uno laggiù che ha alzato la mano, guarda. Grazie, signore. Avete fatto la paparazzi che sono già sdiffa, no? Mi dispiace, non possono fartela vedere. Però laggiù c'era una già sdiffa. Fa la fuma. Io tornerei un attimo a Sacchi Antonio e a me farebbe molto piacere se Loriano Macchiarelli ci raccontasse una vicenda che dal punto di vista letterario ha avuto soltanto un altro esempio, perché a un certo punto Sacchi Antonio muore e poi risuscita. Quindi l'altro esempio è quello di Conan Doyle, con Sherlock Holmes, e vorrei tentare di capire attraverso quali virtù taumaturgiche si è riuscito a resuscitare questo. Ma Sergio, non lo so neanche io. La faccio molto breve perché non voglio rubare tempo a quest'altro romanzo. Dall'editore a chiedere di pubblicare un romanzo, mi chiedeva c'è Sacchi Antonio, io dicevo no, allora portatelo a casa e scrivilo con Sacchi Antonio. Alla fine ho detto se io lo ammazzo voglio vedere cosa fa. L'ho ucciso in un romanzo che si chiamava Stop per Sacchi Antonio e per 5 anni non ho più scritto niente di Sacchi Antonio perché era morto. Poi in quei cinque anni sono stati fatti dalla RAI una quantità di telefilm tratti dai miei romanzi. Sacchi Antonio era Gianni Cavina, straordinario in quella interpretazione, ebbe un grande successo e allora l'editore torna alla carica e dice ma l'ho ammazzato, fregatene, dai una spiegazione plausibile. Non ho dato nessuna spiegazione plausibile. Dopo 5 anni ho pubblicato un romanzo che si intitolava Scienza Sporchi, c'era Sacchi Antonio. Nel corso delle prime pagine il coprotagonista Rosa dice ma non ti avevano ucciso te? E Sacchi dice sì, è una storia della quale ti parlerò poi appena avremo tempo. Motivi squallidamente economici. D'altra parte la nostra non è una società economica basata sull'economia. Per inciso, gli episodi ai quali Loriano Machiavelli faceva riferimento sono stati circa 18-19 episodi, il che per una produzione RAI seriale rappresenta forse un record nella nostra televisione, insomma questo a tutta riprova dell'enorme successo che questo personaggio aveva riscosso. Ma prima di arrivare a Tempo dei Elfi, mi perdonerà Francesco Muccini, avevo un'altra questione da porre, ma insomma Sacchi Antonio, Loriano Machiavelli lo chiama sergente. Ora, nella polizia italiana la qualifica di sergente non c'è mai stata. È dall'alto della tua, no, la tua sapienza, dall'alto della tua autorevolezza che puoi continuare a consentirti di utilizzare una qualifica che in realtà non esiste, o è un problema del tutto marginale rispetto all'evoluzione della storia? Non esiste nemmeno Sacchi Antonio nella questione. Sentire, insomma, anche perché la tradizione del romanzo anglosassone, proprio che viene dalla collana Mondadori, i sergenti erano sempre quelli più sfigati, si può dire, erano quelli che sopportavano un po' tutte le ire di superiori, quindi dico bene, ci sta bene un sergente, anche se nella polizia italiana in certi casi il grado di sergente non esiste, e quindi continuo ad andare avanti così. Nessuno mai obiettato. No, la mia non era un'obiezione, tutt'altro. Voleva proprio indicare che l'autorevolezza dello scrittore consente anche un'utilizzazione che probabilmente ad altri non sarebbe stata possibile utilizzare. Ma sì, io non so se sia così, so che però non mi piace questa etichetta perché chiamarlo ispettore, commissario, ce ne sono troppi. C'è un libro che però non è mai stato stampato, un libro che mi ha fatto leggere un amico
Maurizio Matrone, no? che nessun editore li ha mai pubblicato, e mi dispiace molto, che si intitolava Ci sono troppi commissari. E se lo diceva, lo scriveva Maurizio Matrone, che era un poliziotto, adesso non lo è più, io ci credo, ci sono troppi commissari in Italia. Confermo, da ex commissario posso dire che anche io lo ero, per cui ho lasciato un posto libero, però quindi insomma qualcuno in meno lo possiamo annoverare. Arriviamo al tempo degli elfi, che comunque insomma in qualche modo è già entrato nella discussione. Allora, prima di entrare nel merito della narrazione, io ho trovato una cosa, questo lo dico anche a Francesco Guccini, davvero straordinaria, perché questo libro è stato scritto, è recentissimo, anzi oggi tengo a dire, grazie al Festival Letteratura, è in prima nazionale come presentazione, quindi insomma è un ulteriore motivo di orgoglio essere qui. È stato scritto di recente. Beh, dentro Francesco Guccini e Loriano Machiavelli fanno una riflessione che non è stata fatta né dal mondo della politica, tantomeno da altri intellettuali o scrittori, ovvero sia l'ingresso del Corpo Forestale dello Stato, sapete, il protagonista principale è un ispettore della Forestale, all'interno dell'Arma dei Carabinieri, e si pongono in chiave critica rispetto a questo inglobamento, che in realtà il resto del paese non ha capito per nulla, non ne ha capito le motivazioni, non ne ha capito quali sono le finalità. Allora, mi piaceva sottolineare questa questione perché riporta, forse anche indipendentemente dalla volontà dei due nostri ospiti, riporta il cosiddetto romanzo di genere all'interno della centralità della discussione intellettuale nel nostro paese. Dovevano essere due giallisti a porsi il problema: come mai in questo paese, che ha un territorio dissestato, e in tempo da elfi il dissesto è molto evidente del territorio, come mai avviene questa questione? Allora la mia curiosità era: perché avete ritenuto opportuno introdurre questo argomento all'interno del testo narrativo? Ti prego, tu qualcosa. Beh, io credo che se c'è un corpo che può essere utile in questo momento, lo ha già anticipato Caracciolo, credo fosse proprio il Corpo Forestale dello Stato. Loro dicono, va bene, ma però questa competenza passa ai carabinieri. Beh, allora che senso ha? Ma si risparmia, cosa si risparmia? Le caserme sono sempre quelle, le macchine che usano sono sempre quelle, gli uomini sono sempre quelli. Hanno cambiato l'etichetta nelle macchine e si dice carabinieri forestali. Non mi sembra che sia un grande... Non l'ho capita, non l'abbiamo capita questa. E poi c'è una cosa importantissima, di chi scriviamo dove impunire Francesco Guccini? Ci toccherà di scrivere di inventare un altro personaggio, Francesco. Sì, allora, il primo personaggio nostro è un maestro dei carabinieri, il secondo è il pittore della forestale, adesso sono uniti e quindi basta, insomma, dobbiamo inventare, un alpino. Vuol dire che non scriviamo più? No, scriviamo ancora. Ci penseremo. Per far piacere a Loriano Machiavelli, inventato un personaggio che sia della Guardia Costiera, così finalmente potrà ambientare i romanzi al mare. È un'idea. È che non ci intendiamo molto di mare, no? Non sapevo cosa dire. Allora, c'è una lega marinaria che si chiama Gialdiffa. Un marinaio di lungo corso, bene, ci sto, pensiamoci un attimo. Marinaio che si chiama Gialdiffo. Che si può raccogliere e si fa. Ah.
convinto a tornare al Pelino. Il romanzo è praticamente già scritto. Il film abbiamo anche questa nuova idea che sta prendendo corpo lentamente, lo rifare in maniera molto efficace. Noi siamo sempre un po' sospesi. Niente. Sì, no, vabbè, allora. Dicevo sulla. Tornando un attimo da dove eravamo partiti, ma insomma ci muoviamo un po' a ruota libera. Ma se eravate in 12, perché il gruppo storicamente è andato sotto il nome di gruppo 13, quello formato a Bologna, quale faceva riferimento prima? Perché eravamo in 13, poi una signora che non riteneva di nome, che non perseguisse i buoni scopi che si era prevista lei, ha dato le dimissioni, ma avevamo già tutto, avevamo perfino la sigla, il gruppo 13, non potevamo permetterci di cambiare tutto perché una se n'era andata, aspettavamo che tornasse qualcun altro ma non è venuto, siamo rimasti in 12, però il gruppo si chiamava gruppo 13. Sì. Manca di quelle cose delle quali insomma si può non facilmente non tenere conto. Personaggio Gherardini, quindi il Poiana di Tempo da Elfi e protagonista della Pioggia fa sul serio. Guccini, siccome Poiana beve una quantità infinita di caffè, e questo lui ordina una serie, e lo stesso fa anche Antonio. Ecco, mi chiedevo se Guccini sia stato in qualche modo costretto a trasferire su un personaggio comune un'invenzione che era soltanto invece di Loriano Machiavelli. Non è il caffè di Loriano. Io sono innocente sul caffè. Non è certo che ne aveva tanti. Sì, ne aveva tanti. Ma ne aveva qualcuno, meno di chi sa. Appena meno perché ad esempio nella Pioggia fa sul serio fa una lavata di testa a un suo collaboratore perché aveva dimenticato di comprare la miscela del caffè e dice io senza questa miscela non sono in grado nemmeno di connettere. Quindi è un caffè enorme. Allora, io non lo ricordo. Ci credo. Vabbè, mi assumo la responsabilità. No, perché era singolare. E come noto? Prego. Come noto, la colpa qua è del caffè di Loriano. E quasi tutta colpa di Loriano. Perché, come noto, io scrivo il titolo e Loriano scrive tutto il resto. Non è del tutto vero, perché anche il sottotitolo di questo romanzo di Boschi, Lupi e altri misteri hai scritto tu, anche questo. No, Lupi hai scritto tu. Come fai a ricordarti delle miezze così piccole? Io me le dimentico subito, vabbè. Mi prendo la cosa. Riferisco un po' come me. Ti ricordo che tu non hai voluto l'aquila. Ti ricordi che c'era l'acqua? No, c'era l'acqua e tu non l'hai. Non che animali della Pellino. Pieno di animali che esistono, sì, ma non quelli lì, pieno di cinghiali, pieno di daini che rovinano gli occhi, ma anche di volpi, veramente, ma l'aquila è rara, è rarissima, anche qui sono molto rari, eccetera, eccetera. Tu per fare il colore locale, se diceva Borges, che se un occidentale scrive un romanzo ambientato nel Medio Oriente, ci mette per forza un domedario e la fa. Ma un Medio Orientale che scrive un romanzo sul Medio Oriente non ha bisogno di metterci il domedario e la palma, perché non deve fare il colore locale, il domedario con le palme. Così,
non c'è bisogno di riempire gli animali dell'Appennino, un romanzo sull'Appennino per fare il colore locale. Si chiama lasciamo la pelle. Sì, però io insisto sul fatto che non hai voluto l'Aquila. Vabbè, ma se sì. Me ne sono fatto una ragione, Io intanto non vorrei che il Marco rappresentasse l'interruzione del sodalizio con il professor. Insomma, mi pare di capire che qualche stressio sta saltando fuori, per cui chiudiamo la pubblica. Non hai messo l'Aquila, ma ci hai visto tanti di quei lupi che sono anche la città di un romanzo russo. Una fatica che si scappa con i cavalli che fuggono della neve. Però Francesco, il cavallo ce l'hai messo tu. Il cavallo che fuggiva ce l'hai messo tu. Perché l'ho visto. Quel pezzo lì in cui c'era la gita di Poiana, io l'ho fatta. Racconto la gita che ho fatto io, una camminata che ho fatto io. Sei tu che l'hai allargata, io ho fatto un giorno, perciò sono diventati 4 giorni, un po' per dire che inizio a mangiare, quindi a sentire un continuo uomo, perché altrimenti muore di fame, poi che non cattura qualche lupo. Tu non sai le risorse che hanno i forestali, eh? Vabbè, oh. Non so se è buono di mangiare lupo. Non ho capito, Francesco. Tutto il mondo ha fatto un lupo, nonostante le risorse che hanno fatto il strano. È lo stesso, dai. Non sa che è buono da mangiare il lupo, ha detto. No, che noi vediamo che... Com'è che non sentite io no? Perché non mi ha detto che sono parlo di voi, io non ce l'ho, vabbè, inventerò quello che non capisco. Io ho come sempre questo ingratissimo compito di tenere i tempi ristretti, perché mi auguro, immagino che ci siano anche delle curiosità che vorrete porre a Francesco Cuccini e a Loriano Machiavelli. E allora volevo tentare di chiudere e lo leggo per evitare di essere frainteso, perché ho visto che di fraintendimenti ce n'è già tanti in giro. Allora, a margine di questo libro c'è una piccola intervista a Loriano Machiavelli, e ovviamente insomma non ve la leggo tutta, ma c'è soltanto le ultime due righe che vorrei rileggere. Il giornalista chiede quali sentimenti accompagnano Loriano Machiavelli nello scrivere un romanzo. E allora Loriano Machiavelli risponde così: un senso di liberazione. Il giallo è una lettura di evasione, ma seria, perché proprio attraverso il giallo puoi scrivere quello che vuoi. Ecco, io vorrei chiedere ad entrambi se questa affermazione è ancora vera. Ma io non so quando è stata scritta. Dall'80 ad oggi sono cambiate molte cose, sono cambiata anch'io. E probabilmente però io credo che quell'affermazione possa restare, perché l'ha detto anche Francesco all'inizio di questa storia, di questo nostro incontro. No, l'ha detto in una intervista che è apparsa oggi su Robinson, l'inserto culturale di Repubblica. A un certo punto dice che il romanzo giallo è un contenitore nel quale si può mettere un po' il mondo che ci circonda. Quindi secondo me il succo del discorso poi è lo stesso. Sentiamo se Francesco concorda o se mi toglie anche questo. E le discussioni amichevoli che facciamo sempre quando scriviamo i nostri giallo. Tu hai una fantasia sfrenata, io sono più prosaico, più realista da questo punto di vista, e quindi cerco di metterci meno lunghi, meno alti. Non gli è andata giù, Meno lunghi, meno alti. E tu in realtà. Ma questa affermazione la condividi? Ma l'affermazione che nel romanzo giallo
è un contenitore nel quale si può mettere un po' di mondo che ci circonda. Quasi. Ci sarei scommesso. Ma quasi, viene a tale pensa tu realisti, meno acqua e meno. Lo terrò presente.